registrato. Ti presento a tutti i partecipanti. Tu appunto insegni all'Università di Napoli. Cosa insegni, Paola? Che non ho... Storia dell'arte. Storia dell'arte semplice. Però diciamo con diciamo, un impegno sia nell'ambito della, soprattutto nell'ambito digitale, che appunto è quello che ci vai a spiegare oggi. Il titolo è oltremodo interessante perché Progetti digitali per la storia dell'arte, tendenze recenti, problemi di metodo, che direi un titolo estremamente accattivante. Quindi ti ascolteremo con attenzione. No, no, perché? Perché? Assolutamente. Allora, io ti do la parola. Puoi condividere lo schermo, la registrazione è avviata e puoi procedere. Ecco, grazie per la presentazione, grazie a tutti coloro che ecco, sono con noi oggi. Mi dispiace non potervi vedere, quindi avere uno scambio di persona con voi, però sono veramente molto grata alle professoresse appunto Salvatori e Sì. Per aver voluto comunque portare avanti questo ciclo di seminari. Ovviamente li ringrazio per aver accolto la mia proposta. Questa possibilità, ecco, di tenere comunque questo appuntamento, ovviamente è un segno molto bello, molto positivo, perché dimostra che ovviamente la comunità scientifica, nonostante le difficoltà di questo momento, porta comunque avanti il suo dialogo. Spero ovviamente che ci saranno poi delle occasioni di incontrarci di persona, ma comunque sarò molto contenta, insomma, ecco, di poter arricchire la mia esperienza con le vostre osservazioni, anche perché no, critiche. Dunque, io oggi vi porto la mia esperienza, sperando, ecco, di dare un contributo utile. Questa relazione arriva, diciamo, un po' in una fase inoltrata del ciclo di seminari, quindi in genere poi si rischia in questo modo di tornare forse su argomenti già trattati, però ho visto, insomma, ho seguito il programma e che è stato molto vario nei temi proposti, quindi diciamo ovviamente spero di non tediarvi, ma di aggiungere anche qualcosa di originale a quanto vi è stato già proposto. Partirò ovviamente dalla mia esperienza personale, però facendo anche riferimento a quella di vari colleghi che nel mio settore, quello della storia dell'arte medievale, hanno potuto fare appunto delle sperimentazioni nel campo dell'umanistica digitale. E quindi a partire dalla mia esperienza e da quella di altri colleghi, ho fatto una serie di riflessioni su vari aspetti della ricerca storico-artistica in questo nuovo campo di ricerca, in particolare sul livello di coinvolgimento del ricercatore, sulle sfide che si pongono e anche sul nuovo tipo di impegno richiesto, più in generale anche sul problema della valutazione a vari livelli appunto di questo tipo di progetti. Non farò, diciamo, quindi una rassegna di progetti, vi presenterò in linea generale quello al quale lavoro, che appunto ha rappresentato ovviamente lo spunto di partenza di queste riflessioni, e però appunto per questo motivo ovviamente mi pare doverosa una breve introduzione sul mio percorso. Come ho detto, sono una storica dell'arte medievale e la mia presa di servizio all'Università di Catania nel 2010, forse devo allargare alla presentazione, è appunto, infatti sono a Napoli dal 2018, è coincisa appunto con l'avvio, anche diciamo con l'avvio della mia esperienza nel campo delle digital humanities. Infatti proprio dal 2010 lavoro a questo progetto, The Medieval Kingdom of Sicily Image Database, dapprima come project manager e poi dal 2016 come co-direttrice con Caroline Bruzelius. Questo progetto nasce proprio da una felice intuizione di Caroline Bruzelius, oggi emerita alla Duke University nel North Carolina, e ha preso avvio grazie a dei finanziamenti dai fondi di ricerca americani per l'area umanistica, un piccolo budget che è andato presto esaurito,
Infatti al momento siamo tutti volontari a lavorare su questo progetto che però ci ha consentito di creare una piattaforma e di finanziare anche le prime fasi di costruzione di questo strumento. Questo progetto è oggi ospitato appunto sul server della Duke University, che tra l'altro ci ha anche messo a disposizione tutte le competenze necessarie per la sua creazione e gestione, quindi dalla raccolta del materiale alla sua catalogazione, alla gestione anche diciamo sul piano informatico delle immagini, nonché anche sulla, sui problemi di, diciamo, di copyright, quindi una consulenza su questi problemi proprio di diritti legati all'uso delle immagini online. Ovviamente è un supporto indispensabile sul piano informatico e tecnologico di cui ancora possiamo avvalerci. In Italia abbiamo poi potuto contare per alcuni anni sul supporto, sull'ospitalità della Biblioteca Herziana di Roma, l'Istituto Max Planck per la Storia dell'Arte, che ci ha offerto uno spazio di lavoro e di incontro per il team che era ed è ancora un po' disperso in varie parti del mondo. Abbiamo anche potuto utilizzare ovviamente la collezione fotografica e quella dei volumi rari. Dunque, questo progetto nasce da una riflessione sull'uso, sull'importanza delle immagini storiche quali fonti per la storia dell'arte e dell'architettura medievali. È stato ideato appunto da Caroline Bruzelius con William Tronzo e con il mio contributo. Tutti e tre siamo studiosi dell'Italia meridionale, in particolare le nostre ricerche si focalizzano sull'età che va, diciamo, dal periodo normanno a quello angioino-aragonese, cioè dall'istituzione del Regno di Sicilia fino poi al suo assorbimento alla metà del 400 nel Regno d'Aragona. Si tratta di una, come appunto ovviamente risaputo, di una fase storica di grande fermento, di grande vivacità sul piano culturale, in cui le esigenze di autorappresentazione delle dinastie regnanti, ma anche di tutti gli altri attori della scena politica, quindi clero, ordini religiosi, nobiltà, anche le città, hanno realizzato una fusione molto affascinante, assai complessa, di elementi culturali mediterranei ed europei, che si accompagna alla creazione ovviamente di una compagine politica unitaria e che si caratterizza diciamo per un panorama assai variegato di storie locali ma anche di influenze culturali esterne. Giusto appunto per citare qualcuno dei monumenti più noti per una così, per una panoramica sommaria dell'insieme, ovviamente tra i monumenti più importanti ricordiamo la Cappella Palatina al Palazzo Reale di Palermo, il Castel del Monte per l'età sveva e una tra insomma tanti edifici di età angioina è la chiesa di San Lorenzo Maggiore a Napoli. Cosa intendiamo per immagini storiche? Tutti i tipi di fonti figurative, quindi disegni, pitture, miniature, stampe, fotografie, ma anche rilievi, scultorei, che documentano nel corso dei secoli monumenti ed opere d'arte nel loro assetto decorativo, strutturale, architettonico, ma anche in relazione al contesto, quindi al paesaggio, sia naturale, quindi, ma anche quello appunto delle città, quindi ai contesti urbani. Il fine è quello di non solo di ricostruire l'aspetto e caratteristiche di questi edifici e i loro cambiamenti nel tempo, ma anche appunto come le varie vicende, quindi interventi legati ai cambiamenti del gusto, esigenze di tipo funzionali e liturgiche, restauri dovuti spesso anche alla necessità di rimettere in piedi questi edifici magari danneggiati da guerre, incendi o calamità naturali, appunto, si sono modificati nel tempo.
tra le fonti, appunto, alcune delle immagini che sono incluse nella nostra banca dati, per esempio abbiamo fotografie, qui vediamo Castel del Monte in una foto della fine dell'Ottocento, quindi prima dell'inizio delle grandi campagne di restauro. Abbiamo per esempio disegni, questo disegno di Walter Leopold realizzato agli inizi del Novecento ci restituisce la facciata di una chiesa oggi addirittura non più esistente. Questa è una chiesa nella cittadina di Randazzo presso Catania, dove Walter Leopold ha condotto un approfondito studio che ancora oggi rappresenta una fonte importante di documentazione sugli edifici di quest'area gravemente danneggiata, colpita da terremoti e colate laviche. Abbiamo per esempio fonti come questa, un acquerello, questo è stato realizzato da Karl Blechen nel 1829, rappresenta la cittadina di Amalfi con l'arsenale medievale prima della costruzione della strada provinciale che poi ha avuto un impatto molto importante sul paesaggio costiero. Oppure questa incisione da Henry Swinburne. Che rappresenta la cattedrale di Monreale vista dalla strada che portava da Palermo a Monreale. Questa immagine è importante perché ci restituisce l'impatto che la zona absidale della cattedrale aveva sul paesaggio e quindi l'importanza simbolica di questo edificio che oggi non percepiamo più allo stesso modo a causa dell'intensa urbanizzazione dell'area circostante. Così, allo stesso modo, la posizione degli edifici del paesaggio è modificata profondamente, appunto lo possiamo vedere anche da questa immagine di Benevento, dove appunto si vede rappresentata la Rocca dei Rettori, oggi in pieno centro cittadino, un tempo in realtà marcava uno degli accessi alla città, quindi segnalava la presenza dell'autorità politica anche ad una certa distanza a chi approcciasse la città. Ora, quindi queste e moltissime altre immagini sono raccolte nella nostra banca dati. Oggi abbiamo circa 5.000 entries visibili online. Si tratta ovviamente della punta dell'iceberg di quello che potenzialmente, diciamo, potremmo acquisire. Infatti è una quantità enorme di materiale, in parte come si è visto pubblicato in volumi, oppure appunto ricavato anche da pitture o sculture, in parte appunto diciamo opere, quindi disegni, fotografie conservate in musei, disegni appunto in musei, biblioteche, archivi in tutto il mondo. E quindi abbiamo iniziato e procediamo nell'acquisizione del materiale, ben consapevoli ovviamente dei limiti di questo tipo di iniziativa. Innanzitutto, come dicevo, la durata potenzialmente infinita della ricerca, quindi che speriamo, anzi, insomma, passi di mano di generazione in generazione. Ovviamente l'inevitabile casualità della ricerca, che spesso ci è stata anche contestata in sede critica, in sede di valutazione, che però è un elemento ineliminabile. Infatti noi procediamo per acquisizione di collezioni e fondi, dunque la raccolta ha necessariamente un carattere di casualità. Il nostro auspicio sarebbe ovviamente raccogliere tutto quello che sia stato prodotto da un singolo artista su ogni centro, su ogni monumento, ma in realtà, insomma, è un auspicio che speriamo, sia poi raggiunto nel tempo, sia realizzato nel tempo. Un altro problema è stato quello ovviamente di stabilire dei termini cronologici rigorosi per quello che intendiamo, diciamo, per quello che si intende per storicità di un'immagine. Abbiamo catalogato opere già ovviamente medievali che documentavano i monumenti, però il termine cronologico più basso ovviamente è, diciamo, più opinabile, perché questo termine è relativo alle condizioni particolari di un'area, di un monumento, di una città. In generale, però ci siamo dati come fase finale, appunto come termine cronologico più basso, diciamo, le ultime fasi di restauro che sono seguite alla Seconda Guerra Mondiale. Ora,
La banca dati ambisce a raccogliere e a mettere a disposizione questo materiale non solo degli studiosi di storia dell'arte, dell'architettura, del restauro, ma anche degli studiosi di tutte quelle discipline che ovviamente hanno interesse in questo tipo di fonti, storici, storici della letteratura, del Grand Tour, antropologi, ma anche di viaggiatori, turisti, insegnanti, studenti appassionati a tutti i livelli. Ho preparato qui alcune slide che mostrano come è strutturato il nostro database. Avevo pensato in realtà di fare una navigazione in tempo reale, però ho poi temuto che ci fossero problemi, diciamo, di condivisione o di linea, per cui ho preferito questa soluzione. Dunque, questa è la schermata, quindi la home, quindi la prima pagina del sito in cui si spiegano ovviamente le finalità, il contenuto di questa banca dati. Alcune pagine sono anche state tradotte in italiano, quindi questa con la descrizione del progetto, con alcune informazioni, anche con informazioni qui using the site ovviamente diciamo su come impostare la propria ricerca. Ovviamente c'è la lista di tutte le persone coinvolte, che sono tante, fra consulenti, studenti, collaboratori a vario titolo, anche molti dottori di ricerca hanno collaborato attivamente con noi. Quindi persone, diciamo, che avevano maturato già una certa esperienza nell'uso di queste fonti. E ovviamente anche una lista di tutti quegli studiosi e quelle istituzioni che a vario titolo ci hanno offerto supporto, aiuto, informazioni. Il sito poi, diciamo, prevede anche la presentazione di una mappa del regno che noi poi abbiamo collegato. Questo però si attiva nella navigazione alla mappa diciamo, della rete stradale antica che poi sostanzialmente è rimasta immutata nel corso dell'età medievale, proprio per poter, diciamo, permettere di visualizzare le città e i monumenti in relazione alle vie di collegamento, sia stradali che marittime. Nella pagina di Copyright and Reuse spieghiamo tutta la nostra politica, ovviamente, di uso delle immagini, che per lo più ci sono state anche concesse con grande generosità gratuitamente da tante istituzioni, che però sono a bassa risoluzione e non scaricabili. Quindi noi forniamo solo un'informazione su questo patrimonio, però per l'acquisto e la pubblicazione delle immagini ci si deve poi rivolgere all'istituzione che detiene i diritti. Quindi, insomma, è tutto ovviamente spiegato. E una mascherina che riassume diciamo, i termini di utilizzo viene proposta all'inizio di ogni navigazione. E questo è un form a cui teniamo tanto, quindi diciamo che permette agli utenti di mandare segnalazioni, commenti o anche appunto relativi forse ad alcuni errori o problemi. Allora, la navigazione può essere fatta in maniera molto immediata, sintetica, a partire da questo campo in alto, Quick Image Search, dove è possibile ricercare qualunque parola in qualunque campo delle schede, oppure può essere fatta appunto una ricerca attraverso diversi canali per città. Quindi abbiamo anche preparato una lista di città con poi una lista dei monumenti che è stata impostata proprio ad uso sia dei catalogatori, ovviamente, poi sia degli utenti. Per ogni città abbiamo i monumenti che noi abbiamo incluso e le immagini complessive per quella città. Appunto, questa per esempio è una schermata relativa ad Agrigento, quindi dove abbiamo la lista dei monumenti che abbiamo incluso col numero di immagini disponibili. E è possibile anche poi in Map View rimandare a Google Map, ovviamente. E un esempio, appunto, è quello relativo alla cattedrale di Agrigento, per la quale, appunto, diciamo, per ognuno di questi monumenti noi abbiamo fornito innanzitutto delle informazioni sul monumento, quindi una descrizione storica con tutte, diciamo,
una descrizione, scusate, quindi diciamo dell'architettura e poi in location sulla collocazione, in condition sullo stato di conservazione del monumento e sugli eventuali interventi anche di restauro, in creation abbiamo informazioni sulla committenza e sugli architetti quando sono noti ovviamente, in visual docs piante, alzati, rilievi che però documentano lo stato attuale dei monumenti, consentitemi un rapido salto in research, dove abbiamo inserito la bibliografia essenziale su questi monumenti e le immagini sono poi visibili in questi altri due campi, images e slide view. Nella prima abbiamo appunto una lista sintetica delle immagini, cliccando sul titolo si accede alla singola scheda, oppure queste immagini possono essere viste in slide view, che ovviamente dà una vista d'insieme che può essere utile per orientarsi. In questo caso le immagini sono quattro, però ovviamente quando sono varie decine è più, diciamo, questo facilita molto. Un problema che ancora non abbiamo risolto è che al momento le immagini non sono in ordine cronologico di realizzazione, ma in ordine cronologico di catalogazione. Quindi, riuscendo ad affinare questo meccanismo, ovviamente potremmo creare anche una sorta di sequenza cronologica, anche appunto che faciliterebbe ovviamente molto la fruizione. Questa è un esempio di scheda dove noi forniamo varie informazioni sull'immagine prodotta, quindi il titolo, un eventuale titolo dato all'opera dall'artista, la datazione. In analysis indichiamo le ragioni per cui quella immagine rappresenta alcuni elementi che possono essere utili alla ricerca. In notes abbiamo alcune informazioni sull'occasione in cui queste immagini sono state realizzate o la loro appartenenza a particolari fondi o collezioni. In image abbiamo una schermata appunto che visualizza in dimensioni più grandi l'immagine. In creation informazioni ovviamente sull'artista, sull'epoca e la tecnica. In location invece appunto le informazioni relative all'archivio che conserva questa immagine. Quando invece l'opera è parte di un libro, e quindi un'opera pubblicata, il titolo viene inserito in research, ovviamente in questo caso il campo è bianco. La ricerca poi è possibile anche farla per artista, quindi questo è uno stralcio di un ordine cronologico di artisti, non tutti ovviamente sono noti, alcuni soltanto per cognome, non di tutti abbiamo informazioni complete, sono in ordine alfabetico, per ognuno appunto la lista, il numero di immagini che abbiamo incluso. Per esempio per Carl Blechen abbiamo questa lista sintetica, cliccando sul titolo dell'immagine ovviamente accediamo alla scheda, oppure si può fare una ricerca per collezioni, stesso meccanismo. Questo, per esempio, è una lista sintetica delle immagini catalogate da uno degli archivi che abbiamo esplorato. Infine, poi, della ricerca avanzata, possiamo poi incrociare vari dati e quindi fare una ricerca attraverso parametri che rispondano a delle esigenze particolari. Questa è la nostra piattaforma di lavoro, quindi i nostri catalogatori hanno di fronte questo tipo di mascherina dalla quale poi i dati vengono importati dell'interfaccia pubblica. Quando poi il catalogatore ha completato la sua scheda, i revisori visualizzano invece questo tipo di schermata e qui in alto a destra vediamo la mascherina di dialogo tra i vari revisori. Siamo tutti sparsi nel mondo. In realtà soprattutto negli Stati Uniti, però per evitare che qualcuno dei colleghi perda stralci di conversazione, abbiamo pensato a questa mascherina di dialogo di cui vi mostro i dettagli. Allora, appunto, il catalogatore mi segnala che l'immagine è pronta per la revisione, io quindi spunto la casella relativa al mio nome, gli altri sapranno che io ho visionato, ho controllato quest'immagine. Se però c'è un problema, appunto,
relativo allo stato di completezza di questa immagine, posso appunto cambiare lo status dell'immagine. Se però abbiamo necessità di uno scambio più immediato di informazioni, quindi di conversare tra di noi, usiamo questa mascherina in cui possiamo proprio inserire un testo. Ovviamente è un processo di scambio, di revisione molto complesso, che ovviamente comporta anche una fase di scambio di revisione abbastanza lunga. Quindi ci siamo imposti un certo controllo sull'esattezza, sulla qualità, ma anche sulla coerenza dei dati, e il fatto che il tipo di immagini che noi inseriamo sia molto eterogeneo spesso ovviamente genera delle riflessioni anche intense sul metodo che utilizziamo. Permettetemi però poi a questo punto di tornare un po' alla mia esperienza per agganciarmi poi anche all'occasione che mi ha fornito poi il principale spunto di dialogo con altri colleghi. Il mio coinvolgimento appunto già all'inizio della mia esperienza accademica con questo progetto mi ha poi appunto consentito di chiedere un distacco poi presso il CNR nel 2015-16 presso l'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, dove ho avuto la fortuna di collaborare con Paola Moscati, che è impegnata da molti anni su progetti di umanistica digitale, e quindi ho potuto collaborare a vari progetti dell'Istituto, in particolare al Museo Virtuale dell'Archeologia, sviluppato in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei, e poi anche con la rivista diretta appunto da Paola Moscati, Archeologia e Calcolatori, che è tutta disponibile in open access, quindi è veramente un repertorio importante, molto ricco di esperienze, dal quale ho imparato moltissimo. E ho avuto l'opportunità di pubblicare come supplemento della rivista, appunto al numero 10, questo volumetto. Appunto, che vi mostro anche, abbiamo fatto poche copie stampate, però è tutto disponibile in open access, quindi si possono scaricare i singoli saggi. Ora, la costruzione di questo volume ha rappresentato un'occasione appunto molto preziosa per me di dialogo con vari studiosi. Alcuni sono stati dei veri pionieri in questo settore, altri vi si sono cimentati più di recente, però questo dialogo poter riflettere sui temi attraverso anche le esperienze riportate da altri mi ha dato lo spunto per alcune per alcune riflessioni sui metodi, sui problemi e sulle prospettive che oggi vi racconto. Chiaramente in questa presentazione non potrò ovviamente, per limiti di tempo, anche per tenere poi le fila di un discorso, spero coerente, fare una panoramica abbastanza ricca, ampia, della varietà, della ricchezza dei progetti che sono stati prodotti. Quindi mi scuserò se poi alcune esperienze anche importanti in realtà rimarranno escluse da questa riflessione. Consentitevi però appunto un piccolo passo indietro, quindi vi ho detto che il mio avvio appunto nel mondo universitario come ricercatrice è coinciso proprio con l'inizio di questa esperienza della banca dati sull'Italia meridionale. È una coincidenza che da un lato mi ha proiettato subito in una prospettiva di ricerca che all'epoca, almeno per il mio settore, era comunque abbastanza avanzata ed originale, dall'altro però ha rappresentato una sfida non da poco. Infatti gli anni di più intensa gestazione di questo progetto sono stati anche i tre in cui ero impegnata nella produzione scientifica, anche in vista della conferma in ruolo. Ora, per i più giovani, gli studenti, quelli che non lo sanno, questa conferma in ruolo avviene dopo 3 anni dalla presa di servizio e avviene chiaramente sulla base delle pubblicazioni e delle attività di ricerca. Dunque, questa attività sulla
database ovviamente è stata molto intensa, ma non ho potuto darne conto per la valutazione, perché il database è andato online solo nel 2016, quindi sono stati ben 6 anni di lavoro. Ovviamente poi la conferma è arrivata e sono sicura che i valutatori, diciamo, hanno tenuto conto di questo impegno, che però, diciamo, probabilmente di cui è però difficile dar conto nel dettaglio, perché un progetto del genere, apparentemente poi diciamo abbastanza piano, abbastanza semplice, in realtà prevede diciamo la costruzione appunto di tutti i livelli diciamo che appunto poi vengono restituiti in una forma poi spero intuitiva e semplice. Quindi abbiamo costruito la mascherina di catalogazione, per la quale in realtà non abbiamo adottato dei modelli già pronti, ma che abbiamo costruito, ideato e perfezionato via via che procedevano le prove di catalogazione, in modo che questa impostazione ci consentisse di inserire un materiale che fosse più eterogeneo possibile, che quindi rispondesse ovviamente alle nostre esigenze. Abbiamo all'inizio catalogato su un semplice file Excel mentre la piattaforma veniva costruita. I dati sono stati trasferiti prima su una piattaforma provvisoria, poi su quella definitiva, quindi con un controllo continuo nel trasferimento di questi dati voce per voce da una piattaforma all'altra. Lo studio della struttura nel suo insieme, anche della coerenza dei dati, è stata molto intensa. Il coordinamento del primo gruppo di collaboratori, la ricerca di nuovi fondi per la prosecuzione del progetto, il coinvolgimento di varie istituzioni, insomma, vi si è aperto, diciamo, tutto un mondo dietro appunto un'iniziativa che, diciamo, non avevo immaginato fosse così complessa. Quello che ho potuto sperimentare, diciamo, a fronte di tanto impegno, è che però ad un generalizzato interesse per questo settore in realtà appunto non corrisponde, secondo me, una valutazione adeguata dell'impegno profuso dal ricercatore in questa attività. Intendo sia nella valutazione dei cosiddetti prodotti della ricerca, come oggi li chiamiamo, sia delle proposte progettuali presentate poi ai bandi nazionali ed internazionali per l'assegnazione dei fondi di ricerca. Spesso, ma ovviamente ora, diciamo, la situazione, grazie a contributi molto validi, sta cambiando, però spesso sono ancora considerati questi strumenti come un po', diciamo, ludici di intrattenimento e la possibile ricaduta delle metodologie di studio digitali sia sulla didattica sia sulla ricerca, a mio parere, non è tenuta in conto, non abbastanza. Infatti, appunto, questi strumenti, ovviamente per ragioni anche logistiche, di disponibilità di fondi, di spazi, di attrezzature, ovviamente non è ancora stabilmente entrata nella comune prassi di ricerca e di didattica. Parlo chiaramente appunto non di, diciamo, di master, di studi, di corsi di laurea, che diciamo sono focalizzati in particolare su questo ambito di ricerca, ma parlo proprio dei tradizionali corsi di studio, dei tradizionali percorsi di ricerca. Colleghi di altri settori, di area umanistica, storici, filologi, archeologi, in cui la sperimentazione è più spinta e le esperienze più mature, forse vi hanno restituito un panorama diverso, però diciamo anche per la storia dell'arte le cose stanno lentamente cambiando. Allora, io mi sono interrogata appunto sulle ragioni, possiamo dire, per cui nel mio settore le sperimentazioni sono state fino a questo momento, diciamo, più lente che in altri settori. Mi sono data qualche spiegazione e innanzitutto appunto diciamo la storia dell'arte, come appunto tante altre discipline, presuppone uno studio chiaramente individuale quindi nelle ricognizioni dei materiali, diciamo, nello studio degli oggetti, dei manufatti, diciamo, delle strutture, nella ricerca di archivio, ovviamente. E
questo, diciamo, studio individuale, solitario, quindi questa prassi, questa tradizione ha diciamo, delle ricadute importanti, sia sulla predisposizione del ricercatore a farsi coinvolgere in progetti fondati su una stretta collaborazione, sia anche sulla capacità del valutatore e dell'utente, perché poi sono due livelli ovviamente diversi, a comprendere appunto la complessità di questo lavoro. Per il singolo ricercatore ovviamente è indispensabile portare avanti di pari passo sia la ricerca individuale, quindi tradizionale, sia quella diciamo collettiva all'interno dello stesso progetto. Infatti io stessa ho pubblicato diciamo molto del materiale scaturito dalla ricerca per il progetto, così hanno fatto tanti altri nostri collaboratori, sia perché ovviamente è venuto naturale esplorando collezioni e interrogandosi sui problemi, sia anche diciamo per mettere un po' alla prova e per dimostrare la validità appunto dell'assunto scientifico dal quale siamo partiti. C'è anche un altro problema, ovviamente, è quello della proprietà scientifica, ovviamente, del prodotto. Parlo per quanto riguarda ovviamente il nostro database in questo momento. Allora, tutte le nostre schede sono firmate dai catalogatori, quindi ogni collaboratore è in grado di dimostrare il proprio apporto nella catalogazione, ovviamente. Sul piano giuridico, però, è chiaro che lo strumento è, diciamo, dell'università che lo ospita e quindi ovviamente e che in qualche modo comunque lo sostiene. Quindi se la direzione passa di mano, se il ricercatore cambia sede, se si avvicendano collaboratori, ovviamente c'è tutta un'eredità scientifica da gestire. Quello che appunto diciamo rende abbastanza complesso tutto questo diciamo che rende complesso insomma tutta questa realtà è proprio la quantità di lavoro sotterraneo che difficile, quello che io chiamo appunto lavoro sotterraneo, insomma, cioè quello che difficilmente può essere dimostrato dall'idea scientifica ovviamente alla sua realizzazione. Ci sono numerosi passaggi e aspetti da controllare e quindi che vi ho già illustrato ovviamente, quindi la creazione dello strumento, il coordinamento dei collaboratori, non ultimo anche la relazione con i vari colleghi. Ora, questo è uno strumento diciamo sul piano tecnologico abbastanza semplice, cioè ci siamo interrogati con un esperto di ingegneria informatica che ha costruito questo strumento, ma ci sono colleghi che lavorano su progetti estremamente più complessi e lì il dialogo ovviamente si allarga ad esperti di varie altre discipline, architetti, ingegneri, insomma, quindi diciamo c'è la necessità appunto di un controllo continuo nel tenere insieme tutte queste competenze e anche diciamo nel finalizzarle, che chiaramente diciamo per lo più fa capo poi a chi ha ideato il progetto e ha poi coinvolto i colleghi. Da parte dell'umanista, in questo caso, diciamo nel mio caso, diciamo, non particolarmente posso dire avvezza allo strumento informatico, io per esempio faccio semplicemente da diciamo io dialogo con chi poi materialmente costruisce l'oggetto, ma non ho una particolare competenza sul piano informatico. C'è la necessità di appropriarsi di un linguaggio, di strumenti anche minimi, però necessari, diciamo, a dialogare con gli altri esperti, affinché il risultato ovviamente sia il più aderente possibile all'idea. La qualcosa è, diciamo, presuppone poi una la necessità di tener conto di vari problemi. Da un lato il controllo sul fatto che diciamo quest'idea non venga eccessivamente semplificata, di non affidare al meccanicismo dell'oggetto, dello strumento, assunti scientifici complessi. È anche vero al tempo stesso che la necessità di rendere disponibili all'esplorazione dell'utente dati in forme non convenzionali impone appunto la necessità che quest'idea sia formulata bene, che sia ben chiara e ciò che sia ben chiaro quello che si vuole dimostrare, e l'oggetto spesso ispira delle riflessioni, spinge a mettere in atto delle strategie che spesso suscitano
ulteriori domande. E quindi questo dialogo ovviamente è, diciamo, un aiuto al processo intellettuale e alla ricerca. Tutto questo però, diciamo, è qualcosa che poi viene tradotto spesso in forme immediate e semplici, ma che non sempre è chiaro sia l'esito di un lavoro, uno sforzo di questo tipo. Quindi in questo momento in cui ci è anche chiesto, come diciamo ricercatori, di dar conto anche del nostro apporto individuale, quindi del nostro personale contributo al lavoro scientifico, spesso è difficile appunto dar conto all'esterno del proprio lavoro personale. Non parlo solo della realizzazione, ma anche dell'idea scientifica, perché questa a volte si accresce rispetto al punto di partenza, cambia, e anche il dialogo con i collaboratori è fonte di ulteriore, diciamo, arricchimento. Mettendoci appunto dal lato invece di chi valuta a vari livelli questo lavoro e dell'utente, tutto questo lavoro spesso è difficile da cogliere. Infatti, chi non abbia esperienza di questo tipo di progetti spesso, diciamo, non ha gli strumenti per capirne la complessità. E devo dire che io stessa, prima di lavorare a questo progetto, non me ne ero assolutamente resa conto. E anche questo, che è un semplice database, in realtà, diciamo, noi nel nostro linguaggio di lavoro lo chiamiamo The Monster, cioè il mostro, cioè nel senso che è qualcosa che poi col tempo è cresciuto molto, che ha posto una serie di problemi di vario tipo, che spesso facciamo insomma anche fatica a controllare, anche perché ovviamente tutti diciamo portiamo avanti la ricerca su altri fronti, sulla didattica, quindi poi spesso tenere insieme le fila di qualcosa che nel tempo è cresciuto, risulta a volte assai complicato. Inoltre, appunto, c'è un altro livello di difficoltà con cui ci siamo scontrati. Il nostro progetto, in particolare, poi anche questo ho avuto riscontro anche da altri colleghi che lavorano sulle banche dati. Dicevo, il nostro progetto è stato spesso respinto da domande di finanziamento, perché definito come semplice strumento di catalogazione e non di ricerca. Cioè, l'aspetto scientifico, evidentemente, diciamo, non è passato nella sua complessità, o comunque è stato non è stato riconosciuto, insomma, valido. Cosa, diciamo, altrettanto che ci ha comunque sorpreso è che spesso, cioè, è che per lo più è più facile, diciamo, trovare un finanziamento per l'avvio di un nuovo progetto che per la prosecuzione di un progetto già iniziato. Probabilmente, diciamo, le istituzioni hanno più piacere a, diciamo, sponsorizzare qualcosa che si identifichi solamente o automaticamente con loro, che invece contribuire a qualcosa che è già in piedi. E in questo caso però la disponibilità di fondi consente al ricercatore di essere subito operativo, proprio perché non c'è appunto diciamo tutta questa fase di gestazione preliminare. Però evidentemente, insomma, non ci siamo scontrati con questa difficoltà. Al tempo stesso, anche da parte dell'utente, insomma, non sempre questa complessità viene riconosciuta. Noi infatti abbiamo deciso di inserire, diciamo, un appello ai nostri utenti a comunque segnalare in qualche modo di aver utilizzato il nostro database come fonte. Infatti, diciamo che spesso, diciamo, noi pubblichiamo molto materiale inedito, e se in un saggio, in un libro, trovo due, tre disegni inediti, cioè che non sono mai stati pubblicati a stampa, di collezioni diverse, quindi in varie città del mondo, è assai probabile che questo studioso ha fatto, diciamo, una ricognizione nel nostro repertorio. Ma questo non, diciamo, non necessariamente in cattiva fede. Evidentemente quello che è online viene spesso percepito come libero, come aperto, e quindi non si sente l'esigenza di citare le fonti, così come si farebbe invece con un testo scritto, con un saggio o
con un libro. E appunto, tanto scusatemi per continuare, diciamo, gli appunti sul muro del pianto, spesso questi problemi si riflettono anche a livello istituzionale, cioè tante università hanno attivato corsi di laurea, master e scuole estive, laboratori, però non tutte sono attrezzate, pronte allo stesso modo, e quindi spesso assistiamo, diciamo, alla presenza di linee programmatiche che incoraggiano progetti nelle Digital Humanities, però non sempre o non ancora c'è un adeguato supporto per questa, diciamo, per questo indirizzo di ricerca, né linee dedicate di finanziamento, che, diciamo, chiaramente questi progetti sono a volte molto complessi, perché appunto richiederebbero, diciamo, una serie di canali, a mio parere, dedicati. Allora, raccontato così, ovviamente tutto questo è scoraggiante. Allora, quindi, diciamo, da un lato, quindi passerò subito alla presentazione di invece appunto di progetti di qualità, quindi ovviamente per invece così segnalare alcuni importanti contributi. Devo dire che però poi spesso ci si lancia in questi progetti anche senza diciamo immaginarne la complessità. Questo ovviamente è una fortuna, però devo dire che nonostante, diciamo, queste difficoltà che vi ho raccontato, di cui ho fatto esperienza, per me questo campo di ricerca è estremamente importante, quindi ovviamente rifarei tutto da capo, e anzi sono sempre appunto molto grata a chi ha voluto coinvolgermi, a chi mi ha fornito le occasioni. Ovviamente, insomma, le iniziative, diciamo, che rendono in qualche maniera possibile la ricerca per la storia dell'arte, ovviamente utilizzando strumenti digitali, sono tantissime. Quindi, ovviamente, diciamo, anche in questa piccola panoramica vi faccio giusto due esempi, cioè quelli di alcune istituzioni che hanno digitalizzato le proprie collezioni, quindi consentendo la consultazione a distanza. Cosa che è utilissima, ovviamente, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo. Queste iniziative, come per esempio anche appunto questa dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, o anche ovviamente Gallica della Biblioteca Nazionale di Francia, questa è una mascherina di ricerca in particolare sui manoscritti carolingi. Insomma, tutte queste iniziative ovviamente consentono la consultazione anche a distanza di materiale, e spesso consentono di salvare copia di materiali assai deperibili, o comunque di limitarne la consultazione, diciamo, per esempio nel caso di manoscritti, solo a persone che abbiano la reale necessità di un confronto materiale con l'oggetto. In alcuni casi queste sono soluzioni che, diciamo, consentono ovviamente di risparmiare sulle spese di personale per tenere aperti al pubblico soprattutto piccoli archivi, ora spesso accessibili esclusivamente online. Devo dire che però, insomma, io appunto mi sono formata, diciamo, ancora sulla prassi tradizionale, cioè quella di andare in archivio e materialmente tirar fuori dai cassetti, dai faldoni, le fotografie, i materiali, gli oggetti, i disegni, insomma. Devo dire appunto che però l'esperienza di toccare i materiali, poterli sparpagliare sul tavolo, di poterli confrontare, ovviamente, diciamo, a mio parere insostituibile, per quanto comunque questi strumenti ovviamente diciamo, sono ormai imprescindibili. Ovviamente, diciamo, abbiamo strumenti che poi elaborano tesi scientifiche, quindi rispondono ad assunti ovviamente complessi, e quindi che in maniera trasversale raccolgono materiale per rispondere appunto a progetti, a temi, a proposte particolari. Per esempio, appunto, il caso di Cirice, che è che appunto offre, questo diciamo è un progetto pionieristico in Italia, che appunto è stato promosso proprio dall'Università Federico II di Napoli. Oggi è appunto diretto da Alfredo Buccaro, una banca dati sull'iconografia della città europea, che diciamo vede collaboratori ad altissimo livello. Insomma, le schede sono proprio quasi dei saggi ragionati su questo materiale, non semplicemente una rassegna di materiale iconografico, oltre chiaramente a diciamo
questo consente anche poi l'organizzazione di una serie di attività intorno all'utilizzo di questo materiale, attività scientifiche, convegni, conferenze, eccetera. Quindi diciamo, è un esempio virtuoso di come un progetto digitale sia poi diciamo, un vero attivatore di esperienze e di scambi scientifici. Venendo poi in particolare ai saggi che ho raccolto, diciamo agli esempi che ho raccolto nel volume che ho curato con il CNR, appunto vi volevo appunto mostrare questo, appunto segnalare questo progetto molto fine, molto complesso dell'Istituto Nazionale di Histoire de l'Art di Parigi, che si prefigge lo studio dell'immagine medievale appunto in tutta la complessità dei suoi significati, un ampio ricorso quindi alle fonti scritte. La finalità è quella di mostrare tutti i molteplici fili che appunto fanno dell'immagine, quindi dell'iconografia, uno specchio di un complesso sistema di pensiero e di rappresentazione del mondo. Questo tipo di progetto ovviamente mette in campo una serie, diciamo, di competenze molto differenziate, dallo storico dell'arte allo storico appunto della letteratura, al filologo. Quindi ha, diciamo, raccolto un'equipe di studiosi molto ricca e molto raffinata. Anche qui i vari percorsi tematici sono, appunto, rispondono a delle vere e proprie linee indirizzi di ricerca. Licia Buttà ha invece appunto ideato e creato questo archivio che invece studia un ambito molto diciamo particolare, molto nuovo anche nella prospettiva scientifica recente, cioè lo studio dell'iconografia della danza, questo appunto database che diciamo sarà disponibile online presto e diciamo anche qui questo progetto è parte di un movimento scientifico molto più ampio che ha già prodotto varie pubblicazioni e convegni. Vengo poi appunto a un'altra serie di progetti che invece diciamo sono esperienze più concluse appunto nel tempo. In genere appunto le banche dati siano esse diciamo relative ad un settore molto specifico di ricerca o più ampio, chiaramente sono progetti che si intendono aperti. Gli studi su particolari edifici in genere sono poi esperienze appunto diciamo più concentrate, diciamo, del tempo. Sono però esperienze molto importanti perché, diciamo, consentono di dialogare, quindi di mettere a disposizione di un'utenza molto ampia quello che è il risultato, diciamo, di una competenza scientifica anche molto fine, molto raffinata. In questo caso, un'equipe molto, diciamo, variegata di competenti di vari ambiti, ingegneri, informatici, architetti, guidati da Caroline Bruzelius e da Andrea Giordano, hanno appunto potuto diciamo, avanzare ipotesi molto fondate sulla di restituzione dell'originario assetto liturgico della chiesa di Santa Chiara a Napoli, partendo però appunto da un rilievo con ricostruzione in nuvola di punti di una chiesa, diciamo dalla storia architettonica molto travagliata, che però appunto proprio utilizzando le esatte proporzioni quindi dell'edificio e andando a realizzare con georadar diciamo, un'analisi del pavimento e quindi evidenziando le fondazioni di quello che doveva essere l'originario tramezzo, di cui non si aveva appunto nessuna notizia né diciamo, documentaria né iconografica. In questo caso le immagini storiche hanno consentito appunto di visualizzare alcuni aspetti della chiesa prima delle distruzioni belliche, diciamo, diciamo, in seguito alle quali poi abbiamo avuto i restauri che ce l'hanno restituita come oggi la vediamo. E volevo anche sottolineare in questo caso anche e soprattutto il fatto che gli esiti di questo progetto sono stati sviluppati all'interno di una tesi di laurea e appunto c'è stato un coinvolgimento molto importante di giovani collaboratori. Così come una competenza molto ricca e, diciamo, e anche diciamo, una presenza di studiosi a vari livelli c'è stata anche per quest'altro progetto sugli Eremitani a Padova guidato
da Cristina Guarnieri. Questo progetto non è, diciamo, non è rientrato nel volume, però mi fa molto piacere ricordarlo perché proprio per la sua efficacia comunicativa. Qui ho isolato due slide di quello che però è una sequenza che su una linea del tempo consente di visualizzare come questo edificio appunto anche in relazione, come vedete, alle fonti documentarie che sono evocate, diciamo, in basso, è cambiato nel tempo, quindi dall'edificio originario appunto a quello che oggi noi possiamo conoscere. Anche qui, appunto, è un team di partecipanti molto ricco. E veniamo poi a un altro progetto che ho discusso, appunto, che ho presentato nel volume, quello di Firenze, di un edificio della Firenze scomparsa, studiato sotto la direzione di Donald Cooper. Anche qui, diciamo, un'equipe molto ricca di studiosi ha fatto rivivere questo fantasma, diciamo, della storia di Firenze, una chiesa appunto medievale, poi demolita in età moderna, e il racconto appassionato che Donald Cooper fa di questa ricerca permette di cogliere non solo tutto appunto diciamo, il lavoro anche documentario che è stato fatto, ma proprio il coinvolgimento delle persone che vivono in questo quartiere, che non solo, diciamo, hanno dato ristoro ai ricercatori nella calura fiorentina, ma anche hanno consentito l'accesso nelle case dove i ricercatori hanno potuto evidenziare le tracce materiali di questa chiesa, che poi appunto è stata restituita in questo, ne vediamo appunto in maniera ovviamente virtuale, come vediamo in questo fotogramma. Abbiamo poi appunto, poi ho raccolto altri progetti che restituiscono invece raccolte critiche di materiali attorno a problemi, quindi diciamo quasi come una sorta di rassegna virtuale di materiali di lavoro dispersi in varie sedi. In particolare questo progetto sulla cultura carolingia, che diciamo è un progetto di lunga data. Patrick Jerry appunto lo ha iniziato nel 1998, quindi diciamo è stato tra i pionieri della storia dell'arte medievale digitale. Questo portale appunto dà la possibilità di riunire idealmente anche, diciamo, con uno strumento pensato con grande finezza critica e con il corredo di studi specialistici messi a disposizione, proprio l'universo, diciamo, dei manoscritti concepiti, creati in età carolingia, oggi dispersi tra varie biblioteche, nonché la possibilità di esplorare in una navigazione, appunto, in una versione ad altissima risoluzione, la pianta di San Gallo. Un altro progetto che appunto ho voluto coinvolgere in questa raccolta è Cenobium, che appunto ovviamente conosciamo tutti, soprattutto anche per il prestigio dei promotori e diciamo delle istituzioni coinvolte, l'Istituto appunto Germanico di Firenze, il CNR di Pisa. Anche qui appunto come nel caso dello studio sull'iconografia della danza, abbiamo uno strumento che consente di esplorare un campo di ricerca nuovo, di recente assurto appunto all'attenzione della critica. Però diciamo il cui studio è reso complicato dal fatto che finora appunto mancavano, in parte mancano, però appunto si tende in questo modo di ovviare a questa mancanza dei repertori, quindi degli attranti abbastanza completi. Questo repertorio ha appunto diciamo è un progetto estremamente complesso anche sul piano logistico, quindi diciamo presuppone proprio delle campagne di rilievo di studio in loco, quindi tutti i singoli capitelli di tutti i che vedete elencati sono stati fotografati. È possibile navigare, come si vede dalle immagini, intorno ai capitelli, isolare dettagli di queste di questi diciamo di questi capitelli e poi compararli in una light table, cioè in uno diciamo strumento che l'utente può personalizzare. Quindi ovviamente si tratta di una possibilità, diciamo, eccezionale, e che diciamo è anche di supporto laddove appunto il ricercatore si reca materialmente, ovviamente, sui luoghi, però ovviamente è un supporto fondamentale diciamo, al prosieguo dell'attività diciamo scientifica di riflessione.
Così come una lunga campagna di rilievi, lunga anche costosa, evidentemente sul piano finanziario, logistico, complessa sul piano logistico, è appunto alla base di questo progetto Mapping Gothic France. È appunto prodotto, diciamo, è promosso dal 2014, quindi anche qui insomma un progetto di lunga data, con appunto dei promotori di altissimo rilievo, e che appunto è incentrato invece appunto sull'architettura gotica. Anche qua uno sforzo enorme di studio delle singole architetture. Come vedete, sì, è possibile visionarle su una pianta, però i singoli elementi strutturali ed architettonici sono rilevati, sono comparabili nelle esatte proporzioni, quindi ovviamente questo strumento consente un'analisi comparativa eccezionale. Invece quest'altro progetto, Claustra, anche qui è una rete internazionale e diciamo di studiosi di alto profilo, che con varie competenze, quindi diciamo sulla storia, sull'architettura, sul rilievo, e diciamo intende invece approfondire il contesto della spiritualità monastica femminile in tutta la sua complessità. In questo caso vedete appunto come diciamo è possibile visualizzare le fondazioni per tipologia e poi esplorarle singolarmente con una diciamo con una disponibilità enorme diciamo di dati che vengono ancora continuamente implementati. Banca dati, appunto, strumento che consente appunto di studiare il mondo monastico femminile in relazione all'insieme anche dell'architettura intellettuale, ma anche materiale del Medioevo. Dunque, i progetti che diciamo, ho raccolto in questo volume ovviamente rappresentano, spero siano rappresentativi appunto del fermento che anima il settore dell'arte medievale, ovviamente delle varie tendenze in corso. Ovviamente questi saggi fotografano, diciamo, un preciso momento di questi progetti che evidentemente vanno avanti e quindi si sviluppano ulteriormente, però appunto consentono, spero, lettore, ma hanno consentito a me, diciamo, di entrare anche nelle officine di lavoro dei colleghi e quindi, diciamo, di venire a contatto con esempi appunto di buone pratiche che spero siano anche di reciproco arricchimento per coloro che vi lavorano e magari di ispirazione per coloro che vorranno cimentarsi in questo tipo di progetti. Ora, diciamo, quello che emerge in maniera trasversale da questi saggi è soprattutto l'utilità sia per la ricerca che per la didattica, che a volte vanno insieme, evidentemente. Cioè, ho diciamo illustrato precedentemente la complessità, i problemi che sono dietro la collaborazione tra varie competenze, però in realtà proprio tutto questo rappresenta la ricchezza di questa esperienza. Cioè l'uso di strumenti digitali e di tecnologie anche diciamo più o meno sofisticate, la collaborazione tra diversi specialisti ovviamente consentono di risolvere problemi che ovviamente non sono alla portata del singolo ricercatore e diciamo soprattutto appunto lo strumento digitale, se interrogato con giusto senso critico, se utilizzato in maniera appunto con la giusta duttilità, consente appunto di suscitare, di ispirare degli interrogativi che la ricerca diciamo tradizionale probabilmente non è in grado di suscitare. Sul piano della didattica, tutti questi progetti che vi ho illustrato a diversi livelli, con diversa intensità, hanno visto il coinvolgimento attivo di molti studenti e noi per esempio abbiamo tra i nostri diciamo catalogatori degli studenti che non hanno ancora terminato il loro ciclo di studi, neolaureati, diciamo laureati che stanno facendo la specialistica. Abbiamo anche collaboratori che, come ho detto, avevano anche terminato il ciclo di dottorato. Quindi esperienze a vario livello, e in ogni caso è stata, diciamo, almeno da quello che mi è stato restituito, un'occasione di didattica informale molto ricca, davvero preziosa.
preziosa. Da molti di queste collaborazioni sono scaturiti lavori, studi, tesi di laurea. Ora, e diciamo, ho visto che la partecipazione attiva dello studente in questo processo contribuisce, diciamo, a sentirsi partecipi, diciamo, in maniera appunto molto attiva, perché c'è questa necessità di visualizzare, di ricostruire, di restituire, anche a volte proprio materialmente, di costruire attraverso i software forme, strutture. Quindi questo impone uno sforzo di ricerca e di analisi che è appunto altamente formativo. Dunque, la sfida per il futuro, la quale diciamo vi lascio, è per la crescita appunto di questi progetti all'interno di un settore come quello della storia dell'arte, ma in realtà in generale anche per gli altri settori, e diciamo, se posso riprendere un'espressione molto felice di Caroline Bruzelius, è che l'informazione diventi conoscenza, quindi che si traduca in un'opportunità di crescita e che questi progetti quindi non siano solo una presentazione di dati in maniera accattivante, fatta in maniera accattivante ed immediata, ma una forma di trasmissione del sapere che sfrutti appunto le potenzialità, diciamo, della tecnologia per soddisfare, ma io spero anche per suscitare una domanda culturale da parte, diciamo, degli ovviamente degli specialisti, ma soprattutto del largo pubblico, sempre più di alto livello. E io vi ringrazio per la vostra attenzione. Paola, grazie davvero. Molto interessante. Allora, adesso io apro diciamo, la discussione. Chiaramente si può intervenire sia con l'audio che oppure se si vuole scrivere la domanda sulla chat è uguale, la presenterò poi io alla relatrice. Approfitto che le persone si organizzano per farti le domande per fartele io, ok? Certo. Allora, da quello che ho capito, cioè il progetto è il primo, insomma il tuo. Sì. È un database appositamente costruito, quindi per esempio, domanda, se io non posso per esempio scaricare i dati, il database intero in un formato interoperabile? No, questo no. E soprattutto non dialoga con altri database tipo europeana, cioè non è stato fatto guardando, diciamo, a un minimo di dati, di metadati che possano dialogare con altri database. Prima domanda, perché? Poi capisco assolutamente la complessità, cioè sembra, no, a vederlo dice beh, ma è un database, sì. Però in realtà no, tutto il lavoro di raccolta dati, validazione quei dati. Mi chiedevo, tra le varie cose che hai giustamente lamentato, i problemi, tra cui quello del mantenimento e anche della, in qualche maniera, come dire, riconoscimento di quanto è stato fatto, se forse non vi converrebbe pensare in qualche maniera di, non so, creare percorsi o aprire a determinati commenti. Non so se avevi presente quello che aveva fatto, quello che ha fatto la Library of Congress sul suo patrimonio fotografico, che l'ha messa anche sui social e ha consentito al pubblico, cioè ha il suo database bello fisso con tutti i metadati sui suoi server, e poi ha una copia di questo database su un social. All'epoca, quando l'ha fatto, andava di moda Flickr, forse adesso avrebbe usato Instagram, non lo so, in cui ci sono tutti i metadati e c'è la possibilità per le persone di commentare, interagire e magari prendere poi da parte. Cioè, è un modo, non so, per allargare, diciamo. Ma anche banalmente, guarda, lo dico proprio in maniera papale, avere la percezione che tutto il lavoro che si è fatto serva a qualcosa, cioè abbia un impatto. Quale impatto? Ok, io in genere, che faccio tutta un'altra cosa e sto facendo l'edizione del codice per la vicino, devo dire ogni tanto mi emoziono quando mi capita su Facebook vedere
le fotografie del codice per la vicino usate nei social per chi discutere di chissà qualcosa del territorio, no? Però dico, Potto, guarda, a qualcuno serve, tutte le mie ore servono. Quindi diciamo, delle tante domande che avevo, queste due sono quelle un po' che mi interessano. E poi io, diciamo, c'è una domanda di Stefano Moscatelli e poi gli altri, se vogliono prenotarsi, magari si prenotano con chat, poi possono parlare anche a voce. Allora, beh, grazie. Allora, sì, vabbè, diciamo, forse ho dato l'impressione di, ecco, di, ho detto, ho fatto un po' il muro del piano. Cioè, assolutamente, diciamo, la mia voleva essere una riflessione su tante difficoltà che si hanno in questo tipo di progetti, ma che non voleva assolutamente essere scoraggiante. Quindi spero che, soprattutto tra chi ha intenzione di, diciamo, impegnarsi in questo settore, diciamo, non ci ripensi, ecco. Allora, diciamo, quindi, insomma, era soltanto così una riflessione un po' generale, che ovviamente è di stimolo a proseguire in questo canale. Ora, sì, questo problema di collegamento, diciamo, con anche contenitori più ampi, che in qualche maniera consentono un arricchimento reciproco, anche se vogliamo una maggiore visibilità del progetto e dialogo con altri. Io ho fatto questa proposta proprio di collegamento con Europeana e ho in animo anche, diciamo, di prendere contatto con altri, forse uso un termine un po', diciamo, che può sembrare, diciamo, contenitori di questo tipo, che però è diciamo, funzionale ad un ampliamento della ricerca, ovviamente, o anche con aprire, appunto, percorsi nuovi. La difficoltà con cui ho appunto, percorsi tematici che consentano uno scambio più intenso. Il nostro problema è proprio banalmente, proprio di forze in campo, cioè in questo momento il nostro progetto non è finanziato, quindi chi lavora l'aspetto informatico, infatti proprio la mia proposta per Europeana al gruppo di ricerca è recentissimo, banalmente appunto fai conti con una quantità di tempo da dedicare al nostro progetto veramente limitato, quindi in questo momento abbiamo proprio questo tipo di difficoltà, proprio diciamo andiamo avanti in maniera autonoma sulla catalogazione perché quello ormai è un lavoro impostato, però tutto quello che riguarda un ampliamento ulteriore diciamo dei canali di collegamento di questo database si scontra proprio banalmente con una disponibilità dell'operatore che è veramente molto limitata, quindi questo è proprio la ragione per cui segnalavo diciamo la necessità l'urgenza di trovare anche un finanziamento che ci consenta diciamo di avere qualcuno che possa avere una disponibilità maggiore, insomma. Sì, sì, questo è un problema che abbiamo assolutamente presente, assolutamente sì. C'è Stefano Moscatelli che chiede, per quanto riguarda il mantenimento del suo progetto, il MIBAC non si è interessato per contribuire in qualche maniera? Sì, nel senso che ci hanno, sì, DSL ci hanno messo a disposizione appunto molte, diciamo, allora noi abbiamo cominciato a catalogare molto materiale fotografico che prima che fosse online c'era stato messo a disposizione, diciamo, proprio come file, insomma, qui ci hanno messo a disposizione tante scansioni, tanto materiale fotografico che noi abbiamo catalogato. Ora appunto, visto che anche i database, insomma, sono anche più accessibili, insomma, c'è tanto più materiale, stiamo procedendo così. Devo dire che tante istituzioni ci hanno messo a disposizione il materiale, questo sì, però non diciamo non sul piano operativo, evidentemente, insomma, poi si fa i conti ciascuno con le proprie forze, ecco. Ci sono altre domande? C'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, vorrei intervenire io, si sente la mia voce? Sì, dice che chi è? Si presenti, Davide Costa. Sono Davide Costa, ecco, vorrei chiedere. Questi progetti pianificherete di creare siti fatti per i telefoni? Perché comunque molte persone utilizzano dispositivi telefonici, quindi sarebbe utile se li intercettarli. E infine, cioè come app, dice sì, come app oppure semplicemente. Cioè come sito che risponde sì, al tipo di debug. Sì, perché molti sono su internet. E infine vorrei chiedere se ci sarà in futuro il progetto, l'iniziativa di creare modelli in 3D visibili, perché per esempio in Spagna, in Francia, in America, tutti i vari modelli architettonici e sculture sono visibili in 3D.
Perché è utile per sia fumettisti, sia per i grafici, sia per chi vuole creare film, videogiochi, o avere la possibilità di vederli, visualizzarli, senza anche tutti i vari problemi di natura burocratica, perché ha detto che alcune delle immagini, per essere visibili, bisogna chiedere ai comuni, bisogna chiedere a quegli istituti, sì? Sì, certo, perché comunque noi non abbiamo il diritto, diciamo, la proprietà delle immagini, quindi diciamo abbiamo il permesso, appunto, secondo le leggi americane sul fair use delle immagini, quindi di pubblicare immagini a bassa risoluzione non scaricabili, quindi ovviamente non sono utilizzate. Però spesso noi poi là dove troviamo, per esempio, alcuni istituti mettono a disposizione anche immagini ad alta risoluzione che noi segnaliamo, quindi magari questo sì. Posso rispondere o devi aggiungere ancora qualcosa? No, soltanto questi due ho voluto chiedere, perché visto che la cultura, oltre a preservarla, bisogna anche produrla, volevo certo. chiedere. Dunque, allora, grazie. Per quanto riguarda, grazie a lei, una versione che sia, diciamo, utilizzabile anche dal telefono, sì, diciamo, questa è una delle cose che, appunto, noi abbiamo una serie di possibili sviluppi che ovviamente abbiamo pianificato, che ovviamente metteremo in campo man mano che ne avremo le forze, anche man mano che magari colleghi, diciamo, di altre discipline si vogliano collegare, in parte lo stanno già facendo, al nostro database, portando le loro competenze. Quindi, diciamo, in questo momento, anche se non abbiamo fondi da spendere quindi direttamente in questa direzione, stiamo investendo molto invece sul collegamento, quindi creare rete tra questo progetto e quindi persone che possano anche poi sviluppare il materiale che noi utilizziamo in altre forme, come questa, che in realtà appunto la nostra ambizione è che questo non rimanga solo uno strumento per gli studiosi, ma che invece susciti curiosità a vari livelli. E ora, un altro aspetto che infatti intendiamo portare avanti è proprio quello di integrare nel nostro database i progetti che anche, o non solo a partire dal nostro materiale, vengano sviluppati per, diciamo, sviluppare anche dei modelli virtuali dei monumenti. Quindi avremo presto una pagina che avrà come, diciamo, che sarà intitolata Publication and Research, dove appunto metteremo, diciamo, a disposizione proprio ricostruzioni in 3D che colleghi, studenti hanno fatto a partire proprio dai nostri materiali sui monumenti. Quindi questo assolutamente sì, è un altro aspetto appunto di questa, diciamo, possibile rete che noi stiamo cercando di creare. Spero di aver risposto alla sua domanda. No, le risposte sono state ottime, la ringrazio. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Qualcuno che vuole fare delle domande? Oh, sia per chat che per microfono. Non sento niente, non vedo niente. Se è possibile, prego. Buongiorno, Vania Markovac, dottorando a Firenze. Una curiosità, perché io mi sto occupando marginalmente della questione database, nel senso solo in maniera indiretta, diciamo, come strumento poi di analisi di dati. Qualcuno di questi progetti, buona parte già li conoscevo, alcuni mi sono nuovi, anzitutto grazie per questa disamina. Ma il livello di, chiedo per curiosità, il livello di poi ricerca dei dati, o meglio, la messa in relazione dei dati tramite, di fondo, algoritmi di calcolo, cioè non la ricerca human-based, la ricerca di correlazioni. Faccio l'esempio più semplice sui modelli 3D, è da anni che si sta lavorando sulla correlazione di identificazione di pattern, di somiglianza, in archivi di immagini e di modelli 3D, in quanto il confronto di decine di migliaia di fonti è oggettivamente lavoro sfiancante, mentre alcune indicazioni di massima di indirizzare meglio la ricerca possono venire date. Questo tipo di ricerca ovviamente lo si può fare su qualsiasi tipo di dato o metadato. E qualcuno di questi progetti lavora anche in questa logica qui, ovvero anche quella di rendere possibile una ricerca indiretta, chiamiamola, dei dati? Grazie.
Non sono sicura di aver capito, o forse probabilmente il nostro strumento è veramente molto basic, insomma, in questo, nel senso che diciamo la possibilità di collegare vari dati, varie informazioni tra loro avviene attraverso i canali tradizionali, quindi della ricerca attraverso i canali che ho mostrato, le voci che rimandano ad altri contenuti sono tutte cliccabili, quindi ovviamente è possibile navigare all'interno del database passando dalla scheda sull'immagine alla scheda sul monumento o alle informazioni sull'artista. Quindi da questo punto di per quella che è la mia esperienza personale, che in realtà io appunto ho una competenza informatica diciamo di base, quindi non, su questo non saprei darle diciamo dettagli sufficienti, insomma è diciamo il nostro livello di complessità è questo. Infatti quello appunto che volevo far emergere era proprio diciamo la complessità del lavoro anche su uno strumento poi così semplice, insomma i colleghi che poi sono all'opera invece in progetti molto più complessi, quelli sull'architettura, e poi qui chiaramente si apre un mondo eccezionale che io in questo momento diciamo lavoro in un dipartimento proprio con architetti, e allora ovviamente sto scoprendo, per me è una ricchezza infinita, sto scoprendo tutte le possibilità di sviluppo di diciamo della mia ricerca, che è appunto abbastanza semplice, però proprio mettendo insieme tutte queste competenze, diciamo, io spero anche di cioè spero di poter coinvolgere, di mettere insieme varie competenze, proprio perché mi accorgo che diciamo si potrebbe arrivare ad un livello di complessità maggiore. Io forse un'idea di questo glielo possono dare i progetti sull'architettura, probabilmente, dove il livello di informazione è ben più raffinato e profondo, insomma io non le so dare una risposta più articolata di questo. Non sono, cioè io faccio da mediatore tra l'idea scientifica e poi chi realizza le cose, però forse non sono l'interlocutore giusto per questo problema. Nessun problema, grazie comunque, grazie mille. Se ha bisogno di entrare in contatto con qualcuno del team, io volentieri la posso introdurre, ovviamente. Se ha qualche curiosità, qualche esigenza più specifica. Grazie. Bene, ci sono altre domande? Interventi? Bene, non pare che ci siano altre domande e interventi. Paola, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. E poi riesci a farmi avere le slide, le metto, perché questo è sì un seminario pubblico, ma in realtà è un corso istituzionale, sì, certo. Il corso di laurea di informatica umanistica, quindi se magari mi fai avere le slide e poi le metto su Moodle a disposizione degli studenti. Sì, è uguale il formato, meglio PowerPoint, PDF. PDF va benissimo. Gli studenti sono tenuti per l'esame a fare una relazione su un argomento o più argomenti sentiti nel seminario, quindi nel caso che ci saranno relazioni fatte sul tuo argomento, magari poi te lo faccio sapere. Volentieri. Te le faccio leggere, ok? Allora, veramente grazie a tutti. A voi. Paola, grazie. E vi saluto. Grazie, arrivederci. Lavoro e buona quarantena a tutti. Buona quarantena a tutti. Arrivederci. Buona quarantena, arrivederci.